Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Adesso vediamo come inserire del testo le nostre creazioni. Allora, purtroppo attualmente l'Autodesk non prevede in questo tipo di software per la modellazione inserire un testo, però c'è un piccolo trucco che si può utilizzare per inserire il testo dentro il nostro progetto. A quale fine? In questo caso, come potete ben vedere, l'unica cosa che manca è appunto una bella firma descrittiva del personaggio. Quindi cosa possiamo fare? Allora, la stessa Autodesk online dà uno strumento, o almeno un altro software che, come ho detto prima, è online. Si chiama Tinkercad, con cui si può registrare gratuitamente. Questo software permette dall'altro di creare dei testi. Quindi, come sto facendo adesso io nel video, potete selezionare sulla destra dello schermo tutti gli strumenti possibili, in questo caso il testo. Andiamo a scrivere, nel mio caso, Davide VS, piccolo penso, VS Golia. Ok, scegliamo un carattere, ce ne mette solo 3 purtroppo a disposizione. La grandezza non è importante, limitiamoci soltanto a stare all'interno del piano di lavoro. A questo punto facciamo esporta il formato STL, a posto, esportato. Adesso ritorniamo nel nostro programma di modellazione e andiamo a importare il testo che abbiamo appena realizzato. Eccolo qui, apri. Come abbiamo detto prima, è inutile soffermarci sulle grandezze, perché tramite questo programma andremo a modificare le dimensioni con la funzione Edit. Quindi andiamo su Trasforma e andiamo innanzitutto a inclinare. Possiamo lavorare anche qui sopra per la rotazione qui sull'asse X, quindi 90 gradi. Ruotiamo anche qui 90 gradi, no, era la Z, scusate, Z, ecco qui, e ce l'abbiamo frontale. A questo punto possiamo lavorare sulla dimensione. Allora, ci possiamo posizionare su questo quadratino colorato, no, sulla freccia, tenendo premuto sul quadratino, andando verso l'alto e basso, andiamo a decidere la dimensione, oppure lo possiamo fare, come abbiamo visto anche in video precedente, in manuale. Quindi qui ci possiamo dare direttamente un 0.2, era la larghezza, scusate, aspettate, uniforme, dove è andato? Ecco qui, e lo posizioniamo a centro. Poi ci mettiamo da un lato e lo andiamo a avvicinare in modo che affonda in parte. Ok, ed ecco fatto, accettiamo, ed ecco la nostra scritta sul nostro personaggio. Quindi non è stato molto difficile e abbiamo raggirato l'ostacolo con questo software. Spero che un domani l'Autodesk a questo software possa inserire anche la possibilità di inserire un testo. Nel frattempo possiamo utilizzare questo sistema. Buona giornata a tutti, vi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete i miei video con i vostri amici. Arrivederci.